Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura il maltempo che si è abbattuto sulla provincia dell'Aquila creando gravi disagi alla circolazione con la rabbia dei cittadini per la mancata attuazione del piano neve nel capoluogo di regione per una nevicata che si è abbattuta sull'Aquila e provincia dalle 6 circa di questa mattina. Chiusa a tratti anche l'autostrada A24, anche qui non senza polemiche, dove soprattutto i mezzi pesanti sono rimasti in panne. Vediamo. Neve di quasi primavera in Abruzzo, inaspettata, quote così basse. A svegliarsi sotto la coltre bianca è stata una parte della provincia di Chieti, quella più nell'entroterra, e la provincia dell'Aquila, con in particolare il capoluogo e Sulmona. Neve più abbondante in quote nei paesi montani, qui siamo a Civitella Alfedena. Ma la neve, sebbene sia sempre spettacolare da osservare, non ha mancato di creare disagi alla circolazione stradale. Ne è bastata una spolverata, infatti, per mandare in tilt il sistema autostradale aquilano, con la A24 temporaneamente chiusa agli automobilisti in mattinata dopo i disagi registrati sin dalle prime ore della giornata. Polemico sui social l'ex primo cittadino dell'Aquila Massimo Cialente, che parla di vergogna per la chiusura dell'autostrada. Prima della chiusura però diversi disagi si sono verificati sia sulla A24 che sulla A25, un ingorgo al casello di L'Aquila Est, altri rallentamenti fra Carsoli e Auricola e anche all'altezza del bivio fra Roma Teramo e Cocullo e Prato La Peligna Sulmona. Un incidente infine ha coinvolto due auto sull'autostrada fra Avezzano e Magliano dei Marsi, con buona pace degli automobilisti che hanno fatto riecheggiare le voci di protesta via Facebook. Il maltempo comunque imperverserà sull'Aquilano ancora per qualche ora, ma nella giornata di domani si dovrebbe assistere a un temporaneo miglioramento. Effettivamente la quota neve è scesa nettamente più in basso rispetto al previsto. Inizialmente era attesa oltre i 1000-1200 metri di altitudine nelle aree interne abruzzesi, ma a quanto pare è nevicato anche all'Aquila e a quote attorno ai 600 metri di quota su gran parte dell'Appennino abruzzese. Ma cosa ha fatto la differenza? Perché la neve è scesa a quote così basse rispetto al previsto? Beh, ci ha pensato il fenomeno dell'omotermia, ovvero l'aria molto fredda presente in alta quota è scesa rapidamente verso il basso proprio grazie alle forti precipitazioni. Quindi le precipitazioni molto intense hanno permesso un crollo della temperatura a tutte le quote, soprattutto in alta collina e quote di bassa montagna, pertanto favorendo l'arrivo della neve sin verso i 700 metri di quota. E noi andiamo avanti con alcune notizie di cronaca e con i carabinieri di Pescara che hanno sottoposto a fermo per i reati di tentato omicidio e porto d'armi un 52enne polacco senza tetto. Il provvedimento restrittivo scaturisce dall'attività di indagine per quanto riguarda l'accoltellamento che si è verificato la sera del 6 marzo in via Orazio a Pescara. Grazie alle immagini delle telecamere e ad alcune testimonianze, i militari dell'arma sono riusciti a ricostruire e vedere dai fotogrammi una animata discussione tra due uomini alla presenza di una giovane donna. Dalle parole ai fatti, le immagini hanno poi mostrato il 52enne estrarre un oggetto appuntito e brandirlo verso la vittima, un 29enne polacco che si trova in ospedale a Pescara in prognosi riservata, anche se non è in pericolo di vita. Ancora un 43enne di Barete in provincia dell'Aquila è stato arrestato dai carabinieri, posto ai domiciliari nella sua abitazione con l'accusa di omicidio stradale. Nel tardo pomeriggio di ieri, attorno alle 19, con la sua BMW nelle vicinanze di un distributore di carburante in località Cermone nel comune di Pizzoli, avrebbe investito Emilio Ciammetti, 61 anni, della frazione aquilana di Preturo, ex finanziere della scuola alpina della Guardia di Finanza. L'uomo è stato travolto mentre stava attraversando la strada sulla statale 80 dopo essere stato
nel bar di fronte, l'area di servizio. È stato rintracciato nell'abitazione l'uomo alla guida dell'autovettura e poi trovato positivo a sostanze stupefacenti in seguito alle analisi, visto che l'uomo aveva inizialmente rifiutato l'alcol test. Ad incastrare il 43enne senza lavoro, che avrebbe precedenti per stupefacenti, le telecamere della zona che hanno ripreso l'impatto. E ancora due arresti da parte dei carabinieri del reparto operativo nucleo investigativo del Comando Provinciale di Pescara. In manette un 42enne e la moglie 40enne trovati in possesso di 1,1 kg di droga. I militari tenevano da tempo d'occhio la coppia e gli spostamenti dell'uomo verso un box di proprietà. Così è scattato il blitz e si è scoperto lo stupefacente. Proseguiamo adesso con il nostro telegiornale per occuparci della situazione nella provincia teramana per quanto riguarda l'emergenza sanitaria. Nel pomeriggio si terrà una riunione del Comitato Ristretto dei Sindaci con l'ASL per discutere su come portare avanti il piano vaccinale. Nel frattempo nella città capoluogo le varianti, dice il sindaco D'Alberto, non consentono di abbassare la guardia. Lo ascoltiamo in questa intervista. È ovviamente una situazione in evoluzione, quella che sta vivendo la nostra città, il nostro, più in generale la situazione del nostro territorio, in un momento nel quale ovviamente si stanno ridefinendo una serie di regole fondamentali. Intanto il tema relativo al piano vaccinale, che guardiamo con grande attenzione. Questo pomeriggio ho convocato un comitato ristretto dei sindaci proprio per fare il punto con la ASL sulla pianificazione che si sta per mettere in campo, anche a seguito della rivisitazione, chiamiamola così, della governance a livello nazionale. Ovviamente l'obiettivo è quello di spingere sul piano vaccinale in termini di accelerazione, in termini soprattutto di estensione rapida a tutte le categorie che in questo momento stanno spingendo per ottenere una vaccinazione in tempi stretti, pensiamo in particolare alle categorie fragili. E poi c'è il tema relativo alla gestione dell'emergenza con le misure che il governo sta valutando. Quindi siamo in una fase di transizione. Per quanto riguarda i numeri, la nostra città continua ad essere tutto sommato sotto controllo in termini numerici, decisamente inferiore rispetto a quelli di altre realtà, però resta, come è stato più volte detto, l'elemento delle varianti che al momento non ci può consentire assolutamente di abbassare la guardia, ed è l'elemento che fa la differenza. Non è tanto il numero assoluto dei contagi, ma è la percentuale del numero di varianti rispetto al numero di contagi che ovviamente cambia anche le misure che vengono adottate. Quindi mantenere alta l'attenzione, assolutamente, continuiamo nella direzione che abbiamo preso anche nell'ultimo fine settimana, nel rispetto dell'ordinanza che ho emanato per evitare gli assembramenti. È un momento decisivo, dobbiamo assolutamente accompagnare la campagna vaccinale, dobbiamo farlo con senso di responsabilità e con la consapevolezza che dipende da ciascuno di noi. Anche a Loreto Aprutino è partita la campagna vaccinale, 250 gli ultra ottantenni a cui deve essere somministrato il siero. Facciamo il punto con il sindaco Gabriele Starinieri nel servizio di Stefano Recanati. Si concluderà oggi pomeriggio, da due giorni, della prima campagna vaccinale attivata presso il comune di Loreto Aprutino e dedicata agli ultra ottantenni, tutti residenti nel centro vestino. Le dosi del tipo Pfizer-BioNTech saranno somministrate a circa 250 anziani, i quali dovranno effettuare il richiamo a 21 giorni dalla prima iniezione. Non appena saranno disponibili altre dosi di vaccino, fa sapere il sindaco Gabriele Starinieri, verranno chiamati gli altri cittadini regolarmente registrati sul portale sanitario regionale. Ormai sente tanto parlarne di vaccini, e quindi iniziare oggi, di fatto oggi e domani è la prima tranche degli ultra ottantenni, 256, più saranno vaccinati 20 carabinieri questa sera e 20 domani. Da sindaco non venirò mai di ringraziare la PAV, ma a nome di tutti i cittadini di Loreto e la Croce Rossa. Poi ecco,
i team vaccinali che si stanno adoperando vaccinando diciamo in pratica tutti i giorni, quindi ecco un momento di massimo impegno. Per quanto riguarda la situazione contagi, il coronavirus in questa terza ondata per ora sta risparmiando il comune di Loreto, a differenza dei paesi limitrofi, dove la situazione è sotto controllo ma viene costantemente monitorata dalla ASL di Pescara. Sul comune di Loreto Abrutino abbiamo 27-28 casi attivi, di cui un anziano ospedalizzato. I cittadini stanno rispettando abbastanza il DPCM, io invito tutti i giorni comunque ad adottare tutte le raccomandazioni che ormai da un anno si vanno facendo. Una dose di buona fortuna occorre, speriamo che il trend resti così. Quindi adesso abbiamo in questa settimana di nuovo le scuole chiuse e quindi cerchiamo un po' di contenere il contagio. C'è possibilità di vedere ancora una volta, sempre all'interno di questo palatenda, uno screening di massa? Beh certo, al momento non c'è estremo bisogno, stiamo vedendo i dati e quindi allorché ne ravvisiamo il bisogno sicuramente saremo disponibili a farlo. Oltre ad essere primo cittadino, Starinieri è medico di base nel suo paese e parla della possibilità di un accordo tra regione e medici di famiglia per la somministrazione dei vaccini. Sì, parlo spesso anche con i colleghi, siamo in attesa dell'accordo tra la regione e i nostri sindacati per vedere come saremo coinvolti, anche se riceviamo telefonate o stiamo riempiendo moduli, stiamo facendo anche prenotazioni, quindi di fatto siamo coinvolti in questa pandemia e con un massimo impegno da parte di tutti. Andiamo a Pescara, partiranno a breve i lavori alla scuola Michetti, soddisfatti i consiglieri di centrosinistra che avevano portato avanti questa battaglia. Paolo Renzetti. Sono pronti i lavori per la scuola Michetti, una battaglia che ha portato avanti il centrosinistra nella precedente consigliatura. Sì, perché purtroppo questo è un quartiere che nel giro di pochissimi anni ha perso tutte le scuole, ha perso la scuola dell'infanzia di via Montesiella, ha perso la scuola primaria di via Montesiella e ha perso la scuola media in questi ultimi mesi qui di via del circuito. Soltanto grazie alla lungimiranza del centrosinistra nel 2018 è stato inserito questo progetto nel piano per l'edilizia scolastica della regione Abruzzo e quindi anche poi del ministero, e oggi sappiamo che per fortuna questa scuola potrà avere un futuro, perché appunto quella lungimiranza ci ha consentito di inserire la scuola in questa progetto. Purtroppo è insufficiente per il quartiere, perché la battaglia continua con via Montesiella, dove la scuola è ancora chiusa e dove non c'è ancora una progettualità vera e propria. È un quartiere che comunque da tanto alla città, tra l'ospedale, la ferrovia e la regione, la provincia eccetera, non può restare privo di scuole e oggi purtroppo è ancora privo di scuole. Per fortuna, grazie, ripeto, alla lungimiranza della vecchia amministrazione, sia in comune sia in regione, questa scuola, appunto la Michetti, riuscirà a riavere una funzione per il quartiere. Cosa ne sarà di queste scuole una volta terminati i lavori? Una volta terminati i lavori speriamo che possano rientrare quanto prima i ragazzi della Michetti, dell'infanzia e della primaria. La questione è adesso soprattutto monitorare e valutare bene i tempi e quindi la calendarizzazione di tutti quanti gli interventi, perché quello che ci preoccupa sono appunto questi, ci vorrà tantissimo tempo per mettere in sesto la struttura, quindi addirittura ci sono anche un po' di discrepanze tra la relazione dei tecnici e quanto prevedono i dirigenti. Di fatto ci sono 460 giorni, quindi 460 giorni dall'avvio di tutto. Forse tutto questo ritardo poteva essere evitato. Poteva essere evitato non per cause che purtroppo riguardano il Ministero, piuttosto per cause rintracciabili sull'operato della Regione, che è stata notevolmente manchevole da questo punto di vista. Torniamo nell'area Vestina, dove il consorzio Rilancio Vestino, a meno di un anno dalla sua costituzione, ha approvato il bilancio d'esercizio per il 2020. Il consorzio, nato per dare aiuto ai cittadini rispetto all'attuazione dell'eco e sisma bonus, sta diventando una risorsa importante per le imprese del settore edile, che hanno vissuto negli ultimi anni una grande crisi economica. Sentiamo. Il consorzio Rilancio Vestino, nato 8 mesi fa dalla intuizione e volontà di un gruppo di imprenditori nell'area vestina con lo scopo di creare una rete di imprese e artigiani in grado di offrire un servizio completo al cliente per lavori di riqualificazione legata al super bonus 110% o riduzione del rischio sismico, nei giorni scorsi ha presentato e votato favorevolmente il primo bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, che si è chiuso con ricavi che raggiungono quasi il milione di euro. Era luglio 2020.
2020 quando abbiamo intrapreso questa avventura con tanti dubbi, tanti buoni propositi, ma anche con la possibilità di non riuscire. A distanza di 8 mesi sono circa 100 i cantieri in avviamento, da quel 24 di novembre dove è partito il primo cantiere, quindi circa un cantiere al giorno. Oltre 1350 commesse acquisite con uno staff di fisso di oltre 20 dipendenti che quotidianamente dà un punto di riferimento all'intera comunità. E questo ci dà enorme soddisfazione anche per il futuro. Quello che voglio sottolineare è che le imprese si sono comportate e si stanno comportando da vere consorziate. L'ottica della cooperazione è rimasta il nostro core principale e siamo molto contenti. Senza fare grandi rumori e grandi dichiarazioni, abbiamo ottenuto molto di più di quello che ci aspettavamo. Le persone a cui questi lavori sono stati già svolti, già finiti, sono felici, sono contenti. Quando si fa un lavoro, fra virgolette, gratis, si tende a commercializzare e ad abbassare gli standard. Abbiamo accontentato nelle misure in cui abbiamo potuto, lasciando gli standard altissimi, per cui i clienti sono molto contenti. Ad oggi questa è stata e sarà sicuramente un'occasione importante per tanti cittadini che vorranno avvalersi di professionisti del settore a costo zero per vedere la propria casa migliorata grazie all'ecobonus. L'altro obiettivo raggiunto dal consorzio è quello di aver ridato ad imprese, professionisti e tecnici dell'area vestina quella opportunità lavorativa che la crisi edile prima e il Covid oggi stavano cancellando. C'era una sofferenza dal punto di vista edile in questo momento, soprattutto anche in questo momento di Covid. E questa è stata la vera svolta, forse, la vera opportunità che in tanti hanno cavalcato e quindi veramente stiamo dando respiro al nostro territorio. E proseguiamo, andiamo a Montesilvano, si chiama Fall of the Future, il contest ideato dall'amministrazione comunale e dedicato ai giovani che potranno così coltivare le loro passioni anche durante questo periodo di pandemia. Vediamo di più nel servizio. In un periodo come questo, dove chiaramente al di là dell'assoluta mancanza di eventi, intrattenimenti, soprattutto per quello che riguarda l'aspetto musicale, Sanremo ci ha dato un esempio in questo senso proprio di recente, volevamo dare un momento, quindi non solo artistico ma anche diciamo socialmente un po' più attivo ai nostri ragazzi, quindi abbiamo creato questo contenitore che girerà sulle pagine social che si chiama Follow the Future, la pagina sia su Instagram che su Facebook. E all'interno di questo contenitore gireranno tutte iniziative un po' più fresche e giovanili, come appunto la Music Battle, che è solo la prima di tante iniziative che porteremo avanti. Come è nata l'idea di questo contest? Volevamo cercare di mettere in luce i tanti talenti che ci sono nel territorio di Montesilvano e della nostra regione, dell'Abruzzo, e quindi abbiamo pensato, grazie all'amministrazione comunale di Montesilvano, di creare questo contenitore che riguarda 360 gradi l'arte, per poi dividerlo nella Music Battle, che invece è questo contest dedicato solamente alla musica e ai talenti di Montesilvano, che permetterà al vincitore di avere una prima release da professionista, quindi una produzione nostra, un video dai ragazzi di Photozone, mentre agli altri partecipanti comunque di essere ascoltati da professionisti del settore, che non è cosa da poco, specialmente in questi giorni dove non è possibile fare musica live, siamo tutti quanti a casa e quant'altro, quindi dare la possibilità di mettersi in mostra con la possibilità di essere ascoltati da professionisti del settore. Questa era l'idea. Siamo arrivati allo sport, calcio di B in primo piano, doppie sedute oggi e domani per il Pescara che prepara così la partita di sabato contro il Pordenone. L'assenza di Drudi e le condizioni non ottimali di Bocchetti e Balzano suggeriscono al tecnico Grassadonia di valutare l'ipotesi della difesa a 4. Le prossime sedute faranno capire se il tecnico opterà poi per questa soluzione o se confermerà il 3-5-2. Sentiamo il servizio di Andrea Costantini.
La squalifica di Mirko Drudi potrebbe accelerare qualche modifica tattica in casa Pescara in vista del match di sabato contro il Pordenone. Niente di definitivo, ma il tecnico Gianluca Grassadogna comincia a fare un pensierino alla difesa a 4. Oltre all'assenza certa di Drudi, pesano molto le condizioni di Salvatore Bocchetti, che si porta dietro i problemi al polpaccio che gli hanno fatto saltare le partite con Lecce e Spal e lo hanno limitato a poco più di 10 minuti a Cittadella, quando ha stretto i denti per sostituire proprio Drudi, vittima di crampi. Bocchetti non sta ancora bene e non è rientrato in gruppo. Anche Balzano non è recuperato dopo i problemi al ginocchio riportati al tombolato. Insomma, se Grassadogna dovesse decidere di tenere la difesa a 3, dovrebbe spostare al centro Scognamiglio, ma poi non avrebbe un braccetto mancino naturale sulla sinistra del trio di difesa. Oppure, sempre al centro, inserire uno tra Gut e Sorensen, in un ruolo dove però entrambi potrebbero trovarsi a disagio. Senza dimenticare che anche le condizioni del difensore danese non sono ottimali. Una difesa a 4 permetterebbe anche di avere un giocatore offensivo in più, potenzialmente utile per fronteggiare l'anemia offensiva del Pescara. Occhio però, anche Roberto Breda, dopo l'arrivo di Macin, lavorò sul cambio di modulo dal 3-5-2 al 4-3-2-1 per dare alla squadra più qualità e più soluzioni offensive. Un'ora con la Salernitana e poi le partite con Chievo e Regina. 3 sconfitte e lo stesso Breda ammise dopo il KO coi calabresi che il cambio aveva tolto certezze e punti di riferimento ai giocatori. Insomma, Grassadogna valuterà in questi giorni quale sarà la scelta più opportuna per gli equilibri della squadra e lo farà mettendo come di consueto il gruppo sotto torchio. Oggi e domani doppie sedute al Poggio, sabato al Guido Tegil di Lignano si affronteranno poi due squadre scottate dalle ultime direzioni arbitrali. Il patron dei Ramarri, Lovisa, schiuma rabbia e invoca rispetto. A far traboccare il vaso il mancato rigore al Pordenone sabato scorso contro il Monza per un intervento di mano in area di Bellusci quando si era sull'1-0. In casa Pescara le recriminazioni si sono concentrate sul rigore che ha deciso la partita con la Spal e sulla gestione dei cartellini di La Penna che si è riverberata sulla espulsione di Drudi, anche se lo stesso Grassadogna ha poi parlato giustamente di grande sciocchezza commessa dall'esperto difensore. Anche il Pordenone però è in difficoltà come il Pescara per altri motivi. La partenza di Dio non è stata ancora metabolizzata, una sola vittoria centrata nelle ultime 9 partite, successo casalingo che manca dal 16 gennaio e un trend discendente in classifica che somiglia a quello del Delfino della scorsa stagione. Per la partita di sabato il tecnico Tesser deve valutare la possibilità di recuperare Mujeric, Bassoli, Butic e Falasco. Difficile la presenza del regista Calò. E adesso la Serie C, dopo la ripresa di ieri, oggi giornata di riposo per il Teramo che si allenerà domani e dopodomani a mezzogiorno per adeguarsi all'orario della partita di sabato a Catania, nella quale torneranno a disposizione Bombaggi e Piacentini che hanno scontato le rispettive squalifiche. Birligea e Kappa invece torneranno in gruppo tra una decina di giorni. Il centrocampista Pedro Costa Ferreira analizza intanto il momento della squadra, scesa all'ottavo posto dopo il pareggio contro il Catanzaro e a seguito degli altri risultati. Lo ascoltiamo. No, rammarico no, anzi ci teniamo stretto questo punto perché forse la gente sottovaluta che davanti avevamo il Catanzaro, che a livello di organico ha 22 giocatori esperti, 22 giocatori che sono abituati a vincere campionati. Quindi ci teniamo stretto questo punto, anche perché poi non abbiamo creato così tanto, non ci hanno concesso così tanto, e quindi penso che sia un grandissimo punto che ci permette di continuare sulla striscia di risultati positivi. Rivedere il Teramo all'ottavo posto esattamente come nella passata stagione, anche se adesso ci sono delle gare per provare a migliorare, che punti di riflessione ti fa avere questa coincidenza, insomma. Sicuramente bisogna analizzare anche le squadre che erano l'anno scorso e quelle che sono quest'anno. Quest'anno sono subentrate Foggia, Palermo, squadre di qualità, si sono rinforzate tutte nel mercato di gennaio. Noi comunque alla fine siamo sempre gli stessi, non è cambiato nulla, e quindi poi magari in qualche partita alla lunga lo puoi anche pagare questo sforzo. Però ecco, da qui alla fine non molleremo di un centimetro, questo sia ben chiaro, perché ovviamente dobbiamo e possiamo, abbiamo le qualità per migliorare la nostra posizione, però sapendo sempre che di fronte abbiamo squadre sempre più attrezzate. L'esperienza conta in questa categoria, tu sì, puoi avere 4-5 giocatori di esperienza,
se poi c'hai tutti i 2000 che comunque ne faranno di strada perché sono tutti ragazzi in gamba, ad oggi diventa complicato. Quindi la gente si dimentica che sono le squadre che sono ai playoff sono super attrezzate. Quindi noi stiamo dando il massimo, il nostro massimo ad oggi rispecchia il settimo, ottavo posto in cui siamo e che sicuramente vorremmo migliorare, però ad oggi stiamo dando il 100%. Catania e Ternana, Pedro Costa Ferreira, sarebbe il Teramo, dovrebbe essere soddisfatto se uscisse con quanti punti? Questa è una domanda difficile da rispondere. Sicuramente non perdere tutte e due sarebbe già fantastico. Lasciamo il calcio, adesso parliamo di volley in A2, ottimo momento della Sieco Ortona che vince in rimonta a Cantù al quinto set e domani sera recupererà in casa con Reggio Emilia, match importante per il quinto posto. In A3, terzo stop consecutivo per l'Abba Pineto che però ha lottato strenuamente sul campo della prima della classe Galatina cedendo poi in 4-7. Vediamo il servizio di Sergio Zappalorto. In A2 la Sieco Ortona continua a stupire, perde 2-7 a Cantù, poi si ricompatta e stravolge ogni cosa espugnando la Brianza. Lo fa con personalità e un filo di ribellione contro il destino perverso che impedisce da una vita al sestetto di Lanci di giocare al completo. Assente ancora il forte Cantagalli, trova comunque un'altra serata di grazia di 7, 23 punti e 5 ace, ma anche di Marinelli, Carelli, Menicali, di tutti insomma. E domani ecco il primo dei due recuperi interni alle 20:30 contro il Reggio nell'Emilia in un autentico spareggio per la quinta piazza per ora. Perde di nuovo e sono 3 di fila l'Abba Pineto che scivola al quarto posto 3-1 in quel di Galatina, ma stavolta sul campo di una fortunata capolista niente va rimproverato al team di Rosichini. Parlano i parziali a 23, a 24, a 25 3 set persi, a 19 quello vinto. È mancato un soffio di concentrazione in più in coda, soprattutto nelle battute. Il tutto a vanificare la serata mostruosa di Morelli, 35 punti e 64% in attacco. Peccato, ma i segnali di ripresa sono evidentissimi. Si conta in uno sprint in crescendo nelle ultime 3 gare della prima fase. La strada verso il traguardo è ancora tutta spalancata. In B riposo per Alba e Paglieta, non gioca nemmeno Chieti nell'orbita femminile di B1, dove scivola con poca buona sorte e un po' sorpresa l'Altino. A vincente derby di B2, dove a Teramo la Rabona di Cesarone fa il colpaccio 3-1 nelle immagini, resta a meno 1 dalla vetta dove domina il Porto Sant'Elpidio. Primo successo interno e secondo consecutivo infine del Pescara 3 che batte 3-0 nelle immagini col cuore e la voglia matta di farcela un buon pagliare del Tronto, percorso nuovo quello intrapreso dalle ragazze di Mazzuccato, giovani e brillanti attese al varco con curiosità e fiducia. Prima di chiudere questa edizione del telegiornale, una notizia dell'ultima ora, vi diamo conto di un comunicato appena arrivato in redazione da parte della ASL di Pescara con il direttore generale della ASL Vincenzo Ciamponi, che rende noto in questo comunicato di aver ricevuto in data odierna una informazione di garanzia inerente a alcuni presunti reati commessi nella gestione della pandemia in concorso morale e materiale con il direttore sanitario Antonio Caponnetti, a cui è arrivata anche in questo caso l'informazione di garanzia. Il dottor Ciamponi in questa nota dell'ASL dichiara ed esprime massima fiducia nell'operato della magistratura. E ci fermiamo allora per questa edizione delle 14 del TG6, il prossimo appuntamento è alle ore 19, vi ricordo anche questa sera la trasmissione Proteramo alle ore 21. È davvero tutto, grazie ancora e buona giornata.